Tu hai detto muoviti quick. Corri, dobbiamo muoverci con cautela. Olla! Nel mirino dei cecchini il primo colpo va a vuoto, ma ormai si spara anche sulle ambulanze sobborgo di Gaza. I soccorritori scandagliano le macerie in cerca di dispersi, come testimonia questo documento unico dell'ONG Solidarietà Internazionale. Poi quello sparo. Urla, invocazioni, paura, dobbiamo nasconderci, si dicono l'un l'altro, qui finisce male, se ci muoviamo è sicuro che ci sparano ancora, neanche il tempo di pensarlo e arriva il secondo sparo, quello fatale. Il video continua, ma le riprese che seguono sono troppo drammatiche per poterle mostrare. Il ragazzo con la maglietta verde, il palestinese Kail, e lui con i suoi giovani, 23 anni, la vittima di questo agguato. Un documento decisivo che arriva quando l'ONU prende posizione contro Israele, accusato dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani di aver commesso in questi giorni possibili crimini di guerra. Parole dure anche per Hamas, a cui il rappresentante ONU dice basta attacchi ai civili in modo indiscriminato. Sotto accusa le demolizioni punitive di abitazioni e l'uso eccessivo della forza, mentre raid ed esplosioni vanno avanti notte e giorno, in particolare nel sud della striscia zona rovente dell'offensiva e a est, dove stamani si sono registrati il maggior numero di vittime. Le organizzazioni sanitarie tentano di evacuare i civili mentre infuriano i combattimenti. Anche in territorio israeliano oggi si registra una vittima, la terza tra i civili, in seguito a un colpo di mortaio sparato da Gaza. Tensione anche verso la stampa, guardate l'aggressione che subisce questo reporter della BBC da parte di un israeliano. Mentre si aggrava il numero dei palestinesi feriti, oltre 4.672 i morti, l'ultimo nel corso delle proteste che vedete nelle immagini esplose in Cisgiordania, dove un 32enne è stato stroncato da un proiettile a pochi passi da Betlemme, culla della cristianità. Resta aperto per ora l'aeroporto di Tel Aviv, dopo che da ieri molte compagnie avevano annunciato la cancellazione per 24 ore dei voli, poi oggi pomeriggio l'intervento ufficiale dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che ha diramato un bollettino col quale, fino a nuove indicazioni, ferma tutte le rotte di volo verso Tel Aviv.